Ciao amici, il video di oggi è dedicato soprattutto alle amiche trendy e sane che seguono il canale. Chi di noi non vorrebbe dimagrire le cosce e mantenerle snelle e toniche? Bastasse volerlo. Volere è potere, non te lo ricordi? Oggi vediamo tre esercizi facili e veloci da fare anche a casa che tonificano le cosce velocemente. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Esercizio 1. Skip. Lo skip è la corsa sul posto fatta con le ginocchia alte, serve a snellire le cosce. La cosa a cui fare attenzione è l'appoggio del piede, prima la punta, poi il tallone, con un movimento morbido. Correre per 30 secondi, poi riposarsi per 30 secondi e ripetere per 5 volte. Esercizio 2. Affondi in avanti. Gli affondi servono a tonificare e snellire e si fanno inginocchiandosi con una gamba per volta. Con le gambe leggermente divaricate, fare un passo in avanti. Abbassarsi piegando il ginocchio più avanti, mantenendo la caviglia ad angolo retto con il piede. Piegare il ginocchio rimasto indietro fino a fargli toccare il pavimento. Alzarsi spingendo con il piede più avanti e poi tornare alla posizione di partenza. Fare 3 ripetizioni, poi cambiare lato e fare una pausa di 1 minuto. Ripetere per 8 volte. Prima di vedere il terzo esercizio, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e abbonatevi per sostenere il mio lavoro e accedere a contenuti esclusivi. Per tutti, in descrizione c'è la mia playlist con gli allenamenti trendy e sani della trainer Serena. E ancora più specifico, trovate il link al mio ebook per dimagrire le cosce. Giusto ieri una mia amica mi ha detto che c'è una particolare tecnica che l'ha fatta dimagrire davvero. Provatela anche voi. Esercizio 3. Squat jump. Questo tonifica e rassoda in profondità. Si fa così. Mettersi in posizione squat, cioè prima in piedi, con i piedi alla larghezza del bacino, e poi piegare le gambe come per sedersi su uno sgabello basso. Scendere portando i glutei verso i talloni, mantenendo la pianta del piede appoggiata. Fare un salto verso l'alto, poi tornare nella posizione di partenza e abbassarsi di nuovo. Fare 5 serie da 5 ripetizioni, con una pausa di 45 secondi tra una serie e l'altra. Si possono fare anche lentamente, senza spaccarsi, l'importante è muoversi. Grazie Simo, mi sento già più tonica. Guarda che l'importante è farli, anche 5 minuti al giorno, ma tutti i giorni. La costanza fa la differenza. Teniamoci in forma, naturalmente.